Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vi presento uno strumento, un programma, come lo chiamate voi, un tool. Secondo me è utile, che può sostituire benissimamente il monitor di sistema di Ubuntu, cioè quel programma che ci permette di vedere la CPU, tutte insomma le informazioni della CPU. E vi presento SciSpeak, credo si dica così. Cos'è? È questa icona qua che sta nell'applet del menu di Ubuntu, e come ho scritto qua possiamo avere informazioni dettagliate sul consumo di memoria RAM e la swap, se ce l'avete oppure no, e dettagli sullo spazio sul nostro hard disk. E poi internet, diciamo, informazioni sull'upload e il download della nostra connessione. E anche informazioni sulla CPU. Infatti, tanto è vero che se clicco qua, la CPU sta al 45% perché normalmente sto registrando. Ho un dual core, quindi mi dice come sta funzionando. La memoria RAM, 800 MB. Su 4 GB presenti di memoria RAM, la swap, che praticamente nulla, gli ho dato un 4 GB proprio per sicurezza, ma niente. Sto sfruttando 5,1 GB su 450, quasi 500 GB. Sto ricevendo 0 byte, sto inviando 0, ora si sto inviando dicendo qualcosa. Totale ricevuto, insomma, abbiamo tutto qua, senza aprire il monitor di sistema. Se andiamo in preferenze, troviamo delle tab. Nella prima tab c'è CPU, ci dice che aggiorna ogni un secondo. Possiamo display ore CPU load, quindi mostrare il caricamento della CPU, insomma quanto viene usato la nostra CPU, e anche il core, se abbiamo un quad core, insomma. Memoria, la RAM, la swap, potete disabilitarla, fate un po' voi, si aggiorna ogni 2 secondi. L'hard disk, questa è l'hard disk, non è che display disk, non è il disk del display, no, non esiste. Questa è l'hard disk e ci dice che viene aggiornato ogni 5 secondi. Possiamo diminuire, aumentare come vogliamo. Poi abbiamo un network che ci mostra il traffico del network, la velocità del traffico e il totale del traffico. Quindi è molto personalizzabile, molto utile, perché così non dobbiamo aprire questa roba qua, il monitor di sistema, che è un po' più completo rispetto a questo programmino, però diciamo lo abbiamo qua, vediamo quello che ci interessa. Solo che non possiamo diciamo chiudere i processi, ecco l'unica picca. Per poter installare dovete installare questi, dovete aggiungere questo repository, cioè aprire un terminale con Ctrl, Alt e T di Torino, e digitare questo primo comando, dare Enter, dare la password, poi appena finito date sempre aggiornate, insomma, i repository e tutto, e poi infine date sudo apt-get install SciSpeak. Nulla. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto e ci vediamo a un prossimo tutorial. Da Mister M è tutto. Ciao a tutti ragazzi.